amici, bentornati sul mio canale. Oggi facciamo un progetto speciale. Bene, sì, tra poco è la festa di Halloween. E quale festa migliore per la nostra creatività? Questa è la festa più amata di ogni bambino, o almeno è una delle feste che ogni bambino può amare, perché può ricevere tanti dolcetti. Nel video di oggi andremo a realizzare questa bellissima borsetta con una piccola sorpresina, quindi mi raccomando, vedete tutto il video perché poi ci sarà questa piccola sorpresa e soprattutto vi spiegherò quindi come realizzarla passo dopo passo con il programma Design Space. Per la realizzazione di questo progetto andremo a utilizzare i termovinili della Biflex. Poi qui sotto vi lascerò tutti i link dei termo che io andrò a utilizzare e anche di altri termovinili qualora voi voleste comprarli e anche il mio codice sconto, così che potete acquistarli a un prezzo più vantaggioso. Ma adesso, come dico sempre, bando alle ciance e all'opera! Questo progetto andiamo sopra la nostra tela di Design Space, quindi una volta che l'abbiamo aperta incominciamo con la costruzione della borsa. Prendiamo una forma geometrica, in questo caso un quadrato, andiamo a levare il lucchetto così che possiamo dare delle misurazioni diverse, altrimenti ci dà altezza e larghezza uguale. Invece a noi ci serve un'altezza di 30 cm, mentre la larghezza deve essere di 25 cm. Okay. Quindi, una volta realizzato questo rettangolo, cosa facciamo? Intanto gli cambio il colore così che riesco a capire meglio, vedere meglio poi i passaggi successivi. Dopodiché prendo un altro quadrato, anche questa volta vado a togliergli il lucchetto. Perché? Perché mi serve una altezza di 6 cm ed una larghezza di 3 cm. Di questi, anche questo lo coloro di bianco, e di questi me ne occorrono due, quindi faccio duplica. Adesso prendo il primo, lo posiziono qui all'interno di quest'altro rettangolo, poi vado qui, allinea, e gli dico deve essere allineato tutto a sinistra e gli dico anche che deve essere messo centro verticalmente. Dopodiché, sempre tenendo tutto selezionato, vado qui e gli dico scomponi. Adesso mi ha creato questi altri due rettangoli, li seleziono entrambi e li cisteno. Ripeto la stessa operazione di qua, quindi prendo tutte e due i miei quadrati. Allora, in questo caso vedete è sparito, perché? Perché qui abbiamo i livelli, siccome che questo si trova a livello sotto e questo sopra, lo va a coprire, quindi o trasciniamo e lo portiamo a livello superiore o altrimenti, andando qua, dicevamo disponi in fondo se prendevamo quello che doveva andare sotto o disponi avanti se prendevamo quello che era sotto e doveva andare avanti. Ora selezioniamo tutto e come prima mettiamo, gli diciamo che deve essere allineato tutto a destra e deve essere allineato centro verticalmente. Continuando ad avere selezionato tutto, andiamo su scomponi e anche questa volta ci ha creato questi due rettangoli che non ci servono più e li cistiniamo. Adesso dobbiamo creare una piccola pattina da mettere qui per la chiusura e dobbiamo creare due manici. Per la pattina è facile perché basta prendere questa e va benissimo anche questa misura che già ci dà, anche questa gli dico che la voglio di colore bianco, ok, la prendo e me la posiziono qui, seleziono entrambi
e gli dico che me la deve posizionare al centro. Ok, adesso, sempre tenendo selezionato tutti e due, andiamo qui su combina e faccio unisci. Così mi ha unito la pattina al resto del rettangolo. Adesso mi devo creare i manici. Quindi, sempre conforme, vado e prendo questa figura, l'ovale. La giro, quindi vado su altro, 90 gradi, e poi mi serve la misura. La misura che voglio fare io, siccome qui ho detto che era un 25, ma comunque dobbiamo calcolare che 3 centimetri per parte viene tolto, quindi ci rimane 19. Io gli dico che deve essere di 17. Questa volta non vado a togliere il lucchetto, lo lascio. Anche questo lo faccio diventare di colore bianco e me lo duplico. Quest'altro non deve essere di 17, ma lo facciamo diventare di 15. Adesso prendo entrambi, vado su allineamento e gli dico che deve allinearlo al centro. Perfetto. Dopo aver fatto ciò, vado su le forme. Prendo un quadrato, lo ingrandisco un pochino, ok, perché mi deve coprire minimo metà dei manici, la figura dei manici. Vedo più o meno l'altezza dei manici che mi piacciono di più. Ok, seleziono tutto, vado qui e faccio sottrai. E mi rimane questo manico. Adesso basta duplicarlo, così ne ho due uguali. E poi uno dei due, andando qui, capovolgi, lo capovolgo. Adesso mi seleziono questo qui. Allora, vedete, è un po' troppo attaccato alla pattina, quindi lo allungo un pochino. Per far sì che poi siano entrambi uguali, o mi vedo la misura, quindi in questo caso l'altezza che è 9,102, quindi vado qua e mi vado a modificare l'altezza, oppure faccio duplica e questo lo cestino, così sono sicura che sono perfetti. E anche questa volta gli devo dire che lo deve capovolgere sempre verticalmente. Allora, iniziamo con questo. Selezioniamolo e gli diciamo che deve essere centrale. Prendiamo quest'altro, lo mettiamo sempre qui, selezioniamo e deve essere sempre centrale. Controlliamo che sia tutto quanto a posto. Ok, quando siamo sicuri che abbiamo quindi selezionato tutto, abbiamo verificato che sta tutto bello centrato, andiamo su combina e qui facciamo come prima, invece qui adesso facciamo unisci e così ci ha unito i manici al resto della borsa. La borsa è finita, adesso basterà mandarla al taglio e tagliarla. Se ci va bene questa misura la facciamo così, se no altrimenti possiamo ingrandirla e rimpicciolirla, insomma, da qua. Però lasciate la proporzione in questo caso, se dovete modificare le misure. Vado a cercarmi degli elementi di Halloween da inserire. Posso o andare qui in progetti o se no vado su immagini che possono essere modificate. Questo vedete voi, è una vostra scelta, fate come preferite. Io ad esempio ho in mente di realizzare un albero con l'iniziale della bambina a cui deve essere regalata questa borsetta, quindi cosa faccio? Vado su immagine modificabili e
Scrivo natura. Qui mi tirerà ovviamente fuori diversi elementi riguardo la natura e io mi vado a cercare ciò che mi interessa. Lo seleziono e poi lo inserisco nella tela. Adesso lo rimpicciolisco per vedere, insomma, la misura più adatta, ok, per il mio progetto. Dopodiché vado a selezionare qui soltanto la lettera che deve essere modificata. Allora, vi aumento un pochino così lo vedete. Allora, come lettera, intanto questa gli dico che deve essere una E. E poi, siccome che il font non mi piace, vado su font e lo sostituisco. Potete scegliere o i font che ha già caricato Cricut o i font di sistema che sono quelli che avete voi sul vostro computer, oppure se già ne avete salvati tra i preferiti qualcuno o quelli recenti che avete utilizzato. Poi, insomma, questo è facile e proviamo questo. Ah, questo è carino, ci può stare per Halloween, quindi la lettera gli dico che la voglio di colore rosso. Ok, allora, fatto ciò, adesso mi vado a scegliere quindi tutti gli altri elementi che voglio posizionare sulla mia borsa. Ovviamente possiamo posizionarla da entrambi i lati, quindi sia questa parte davanti che questa del retro, come preferite voi. Questi sono tutti gli elementi che io ho scelto di mettere. Per ora li appoggio così, ma poi dopo comunque andrò a sistemarmeli per bene. Adesso non basta altro che andare su Crea. Scegliamo il tappetino. In automatico ci dà il tappetino grande perché la borsa comunque ha una misura bella grande, quindi per tagliarlo serve un tappetino grande. Faccio conferma e qui mi trovo quindi come primo taglio la borsa. Scendendo giù invece mi trovo poi tutti gli altri elementi. Cosa importante, quando tagliamo gli elementi con il termovinile dobbiamo dire alla macchina che questi elementi devono essere tagliati tutti specchiati. Quindi dobbiamo andare qui e fare specchia, perché il termovinile lo andiamo a tagliare al contrario. Poi confermiamo e procediamo con il taglio. Per la realizzazione di questo progetto io andrò a utilizzare del panno Lenci sottilissimo di 1 mm e se non avete il panno Lenci potete utilizzare tranquillamente del feltro. Poi utilizzerò la serie Glow in the Dark e la serie 700 nei seguenti colori: rame, nero, rosso e giallo medio. Adesso passiamo al taglio. Cosa importante quando andiamo a applicare il nostro termovinile sul tappetino di metterlo al contrario, ovvero la parte lucida dove c'è il liner rivolta verso il basso, quindi sul tappetino, e la parte opaca rivolta verso di noi, in questo modo. Poi basterà inserirla alla macchina e tagliare. Tagliato tutti i nostri pezzi, non ci resta altro che spellicolare. Io andrò a utilizzare lo spellicolino della Biflex, ma se non ce l'avete potete tranquillamente utilizzare un ago o uno spillo. L'importante è puntare verso l'esterno un angolino e poi girare in questo modo. Andiamo a togliere tutta la parte in eccesso. Rimuoviamo anche le parti interne del nostro progetto.
proseguo così con tutti gli altri. Adesso che abbiamo spellicolato tutti i nostri termovinili, andiamo a vedere la scheda tecnica per l'applicazione. All'interno dei termovinili della Biflex, al momento in cui li acquistiamo, troviamo una scheda tecnica come questa, dove in alto a sinistra troviamo scritto la serie che appunto abbiamo acquistato, in questo caso la serie 700, sotto la descrizione dove spiega questa serie, sotto ancora un QR dove inquadrandolo col telefono possiamo vedere step dopo step, quindi tutti i passaggi da fare per l'applicazione. Mentre a destra abbiamo le istruzioni dove anche qui vengono riportati tutti i passaggi da fare. Al centro abbiamo uno schemino che sarebbero le info, ovvero informazioni riguardo appunto questo termovinile dove può essere applicato. Sotto ancora abbiamo le istruzioni per l'applicazione con il ferro da stiro, che in questo caso ci dice che possiamo applicarlo con una temperatura massima di 3 pallini per 10 secondi, il liner va rimosso a caldo, una pressione alta. Sotto invece abbiamo le istruzioni riguardo la pressa, sia presse piccole che presse grandi. Allora, qui ci dice che la temperatura deve essere di 140 gradi, 10 secondi, la pressione deve essere media e il liner va rimosso a caldo. Ancora sotto troviamo invece le istruzioni riguardo il lavaggio. Qui ci dice che possiamo lavarlo a 90 gradi, possiamo metterlo in asciugatrice e possiamo addirittura lavarlo a Si può secco. applicare con il ferro da stiro a una temperatura di 3 pallini per un tempo di 20 secondi, una pressione alta e il liner va rimosso dopo 6-7 secondi. Può essere anche applicato con la termopressa e a una temperatura di 145 gradi per 12 secondi per una pressione media e il liner va rimosso sempre dopo 6-7 secondi. Per il lavaggio invece troviamo scritto che può essere lavato a 40 gradi, asciugato con una asciugatrice, ma non può essere lavato a secco. Tappetino, io andrò a utilizzare questo della Biflex. Se non avete questo, mettete qualcosa sottunque per proteggere il vostro tavolo. Questo tappetino non lo utilizzerò dalla parte della scritta Biflex, ma sul retro, perché questa parte è stata realizzata apposta per far sì che tutto il calore si uniformi bene sopra al tessuto. Poi utilizzo la mini pressa, questa è sempre della serie della Biflex, dove nella prima tacca sappiamo che è 140 gradi, la seconda 60 gradi e la terza tacca invece arriva fino a 190 gradi. Quindi, in base a quello che dice la scheda tecnica, decidiamo quale tacca dobbiamo utilizzare. In questo caso io utilizzerò la prima tacca. Quindi la parte del tessuto che mi ha tagliato la macchina e per ora gli do una piccola stirata. Questo perché? Perché comunque è meglio sempre stirare prima in modo che così almeno togliamo quelle eventuali pieghe e umidità che possono esserci sopra i nostri tessuti. Giro e stiro anche da quest'altra parte. Adesso incominciamo quindi a calcolarci i spazi. Come calcolare gli spazi? Dobbiamo considerare che questa è la nostra chiusura, quindi quando noi poi andremo a cucire e dobbiamo quindi poi eventualmente mettere il tutto, questa sarà in questo modo, ok? Quindi dobbiamo calcolare che in questa area di sotto dobbiamo lasciare un pochino di spazio per la chiusura. Mentre per quanto riguarda la parte superiore dobbiamo calcolare, quindi dove c'è questa linguetta, dobbiamo calcolare che non dobbiamo andare oltre questa zona, perché questa sarà la zona poi dei due lati della nostra borsetta e non dobbiamo andare sotto, quindi praticamente abbiamo questa area qui. In quell'area lì io andrò a posizionare adesso il mio albero.
e posiziono anche una piccola zucchetta e un'altra la metto invece qui su. Siccome sono tutti termovinili della stessa serie, possiamo anche andarli a applicare tutti quanti adesso. Se hanno di serie diverse, dobbiamo comunque prestare attenzione ai tempi e temperature. Appoggio la mia piccola pressa e incomincio a fare questo lavoro, quindi mu la muovo avanti e indietro. In questo modo do uniformemente tutto il calore su tutto il vinile. Questa che è un'area più piccola, posso anche semplicemente lasciarla ferma. All'interno applico la mia letterina e senza mettere carta forno vado direttamente con la pressa. Questo perché? Perché i termovinili Biflex funzionano anche senza carta forno, non c'è problema, non si attacca nulla, quindi tranquillamente potete utilizzare la pressa direttamente anche sul termovinile che già abbiamo tolto il liner. Ovviamente questo dipende dal tessuto sottostante. Perché? Perché se il tessuto sottostante è un tessuto delicato, va messa la carta forno, ma per proteggere il tessuto, non i termovinili. Perché noi tranquillamente possiamo anche andarci, passarci sopra così, cioè non succede assolutamente nulla. Vedete? Adesso giriamo e andiamo a ripetere le stesse operazioni da quest'altra parte. Allora, calcolando che questo va lì, questo lo mettiamo qui, così, perché qui abbiamo detto che non dobbiamo quindi andare oltre quella linea. Se vogliamo essere sicuri per quanto riguarda la chiusura, perché adesso abbiamo anche questa da calcolare, basterà quindi fare così. Magari qui ci mettiamo uno spillo, giusto per bloccare un attimino questo e calcolare che oltre, cioè in quest'area, non dobbiamo metterci nulla. Questo quindi abbiamo detto lo vado a posizionare qui. Così, perché poi qua devo andarci a mettere il mio ragnetto che scende, quindi calcoliamo un attimino prima tutti gli spazi. Questo lo mettiamo qua, quest'altro lo possiamo mettere anche un pochino più in qua, così, e poi c'è questa. Ok. Quindi una volta che abbiamo visto come posizionare il tutto, posso andare a rimuovere quello che ovviamente devo mettere dopo perché queste sono due serie diverse. Adesso io qui come vedete l'ho sovrapposto, ma c'è questo piccolo angolino qui che potrebbe darmi fastidio perché? Perché questo se no si attaccherebbe su questa plastichina. Quindi o sposto questo più su in questo modo, quindi faccio attenzione che la plastica sottostante non si accavalla sul mio fantasmino, oppure se no tolgo, taglio la plastica in eccesso, che tanto non mi serve a nulla, così sono sicura che non succede niente. E adesso procedo con l'applicazione. Quindi adesso che abbiamo fatto tutto ciò, dobbiamo far altro che metterlo al contrario in questo modo. Facciamo coincidere bene tutti i lati. Prendiamo delle piccole pinzette per bloccarlo. Ok. Adesso andiamo sotto la macchina da cucire e cuciamo a punto dritto questo lato e a punto dritto quest'altro lato, a bordo tessuto. Ok, adesso che abbiamo cucito quindi i nostri due laterali, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a far coincidere questa parte, quindi apriamo in questo modo.
Quindi dobbiamo fare in modo che questo angolo arrivi qui e questo arrivi di qua. Così, ok? Poi la cucitura che abbiamo fatta la apriamo e mettiamo un lato a destra e un lato a sinistra. Una volta che abbiamo quindi tutto pronto, blocchiamo con delle pinzette. Ripetiamo la stessa cosa di qua. Adesso vado sotto macchina, punto dritto, sempre a bordo tessuto, quindi vado a effettuare queste due cuciture. Ok, quindi adesso che ho effettuato queste cuciture, se volete con il ferro da stiro andate e appiattite anche questa cucitura. Svoltiamo. O lo lasciate così, o se no qui basterà andare e farci qualche piccola stirata ai lati. Stessa cosa andiamo a ripetere la parte di sotto. Ok, adesso dobbiamo mettere quindi qui la chiusura. Per la chiusura andrò a utilizzare questi bottoncini. Ho scelto il colore nero perché penso che sia quello che riprende meglio, diciamo, l'occasione, ma soprattutto riprende bene i colori che abbiamo utilizzato. Quindi ora prendo la mia pinza e prendo il punteruolo. Vado a vedere più o meno dove, come lo voglio mettere, perché potrei metterlo più su, più giù, insomma, questa è scelta vostra. Una volta che ho trovato la giusta posizione, punto e buco, buco entrambi i tessuti. Che fa? Quindi pensate ai vostri bambini mentre camminano col buio che si illumina tutti e due i fantasmini e anche la tela del ragno. Bene, se il video vi è piaciuto e anche voi volete acquistare quindi questi termovinili, io qui sotto vi lascerò il link di dove acquistare sia questi che abbiamo utilizzato oggi che anche altri termovinili della Biflex. Poi, sempre qui sotto trovate il mio codice sconto dove inserendolo all'acquisto potete avere un piccolo sconto. Se avete dubbi e domande scrivetemi qui sotto così che io vi posso rispondere. Potete anche scrivermi per un semplice saluto, a me fa sempre tanto piacere. Se ancora non vi siete iscritti al mio canale YouTube, iscrivetevi e accendete la campanellina. In questo modo vi arriveranno le notifiche che pubblicherò. Se poi ancora non vi siete iscritti neanche agli altri miei canali social, vi invito di iscrivervi perché anche lì poi pubblicherò tantissime cose, in modo che così potete vedere tutte le cose che io realizzo. E se il video vi è piaciuto, mettete un bel like e condividete, condividete, condividete così che il canale può crescere. Ma adesso io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao amici, a presto!